Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, buonasera, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Due momenti, nella seconda parte incontreremo il professor Tiribelli e la dottoressa Gazzin della Fondazione Italiana Fegato per parlare di uno studio che è stato pubblicato in questi giorni, ma avremo anche la possibilità di ricordare la dottoressa Rita Moretti, che è scomparsa di recente ed è stata veramente un medico di quelli, diciamo, vecchio stampo. Nella prima parte siamo in compagnia di Sebastiano Scaggiante, che è componente del consiglio direttivo di Etica del Gusto, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, perché sì, mi pare che ci eravamo già visti. Ma è stato parecchio tempo fa. Buonasera a tutti, innanzitutto. È stato qui il nostro segretario. Ah, non con lei? No. Ah, io non sono fisionomista. Mi assomiglia, diciamo, un poco, è piccolo come me. Ho fatto già subito una bella figura, ma vado, pazienza. Buono. Allora, intanto ricordiamo, che cos'è Etica del Gusto? Etica del Gusto è un'associazione che nasce, diciamo, 12 anni fa, grazie a dei colleghi nostri di friulani, a dire il vero, no? Difatti la partecipazione triestina è ancora un po' limitata, no? Questi colleghi friulani si sono associati per creare un qualcosa che promuovesse, diciamo, il lavoro artigianale, quello che è il nostro mestiere, sia come panificatori che come pasticceria, gelateria, insomma, tutto quello, ci stiamo un po' anche allargando tutto quello che riguarda il settore food. Ho capito. No? È vero, diciamo, infatti è vero che sempre di più è anche una sorta di far di necessità virtù, immagino, no? Cioè... Sì, diciamo, è nata così come pasticceri e panettieri, insomma, poi siamo aperti anche a valutare altre diciamo entrate, perché c'è anche un comitato che appunto diciamo prende ed esamina gli eventuali candidati ad entrare a far parte dell'associazione, insomma. Ho capito. E i componenti triestini, cioè a Trieste, le diceva che siamo quattro pasticcerie. Quattro pasticcerie, no? Ok. Lei è Eppinger, insomma, tanto io sono, per dire, rappresento insomma, Eppinger, sì, come Eppinger utile pasticceria. Tra l'altro è anche vero questo, no? Allora, noi tutti siamo clienti di bar, pasticcerie, perché insomma poi magari specialmente anche con il nostro lavoro prendiamo quello che abbiamo a portata di mano, insomma, no? Delle volte. Sì, però è vero che si capisce subito quando, anche nelle piccole cose, sì, semplici, assolutamente, un croissant o un craffen, capisci subito quando. Sì, assolutamente. Appunto, dove troviamo un artigiano che lavora con certi criteri, diciamo, professionali e anche con materie prime, diciamo, adeguate, e a creare un buon prodotto. Sicuramente non possiamo pretendere di fare una cosa eccelsa, buonissima, usando dei prodotti scadenti o scarsi, insomma. Ci vuole sia la professionalità, la mano d'opera, diciamo, la mano per fare il prodotto, ma anche la materia prima, sicuramente. Posso chiedere, è una mia curiosità, credo che come per tutte le cose, anche nel mondo della pasticceria, ci siano delle mode, che ne so, dei dolci che delle volte magari, che ne so, hanno, diciamo, più successo, poi... Sì, assolutamente. Adesso qual è quello che tira di più? Assolutamente, perché ci sono dei personaggi mediatici, no, che creano qualcosa e assolutamente sono in grado di ricreare una moda, come qualche anno fa potevano essere i macaron, diciamo, tutti, sì, colorati, sì, così, sì, che hanno vissuto un po' il momento di alto, di auge, no? Adesso possiamo dire che, anche visto il periodo, il panettone si sta rivalutando molto. Ah. Il panettone è un prodotto da forno che però si sta rivalutando tanto grazie anche a questi personaggi che sono un po' televisivi, mm-hmm, e hanno fatto un po' un'enorme pubblicità a questo prodotto. Chiaro, noi come Etica del Gusto appunto siamo anche molto
molto propensi a questi prodotti qua che si trovano nelle nostre pasticcerie. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è quello che sicuramente offriamo un prodotto fresco, perché noi non è che andiamo a produrre panettoni qualche mese prima, insomma, andiamo proprio a iniziare la produzione ai primi di dicembre, così in modo che senza avere conservanti o altri additivi interni, no, il prodotto rimanga bello morbido, fresco fino a Natale che verrà consumato. E senta, mi tolga ancora questa curiosità, queste sono domande anche da, mi rendo conto, anche da goloso, per dire la verità, però per esempio la quantità di prodotti che voi realizzate in un giorno, non so, tiene conto anche dei differenti giorni della settimana, immagino, cioè posso supporre, ma vado proprio così, magari lunedì sia un giorno dove ci sono meno clienti, sabato, domenica di più. Sicuramente un laboratorio di pasticceria va organizzato in un certo modo. Chiaro che ci sono lavorazioni lunghe, che è un dolce, diciamo, fresco, ad esempio una torta, di quelle che possono essere torte moderne, oggi elaborate, contiene più lavorazioni. Okay. Lavorazioni nel senso della base croccante, l'interno morbido, dopo abbiamo magari un interno di frutta, abbiamo la glassa sopra. Tutti questi passaggi richiedono varie lavorazioni e vari tempi anche di abbattimento del prodotto, di temperature, di questo, no? Quindi bisogna, non siamo in grado di produrre una cosa, diciamo, dobbiamo organizzarci in modo che abbiamo la produzione. Ma c'è, poi dopo passiamo alle iniziative di etica del gusto, questa prometto è l'ultima curiosità, c'è un dolce, una pasta, insomma, diciamo così, che magari a noi può sembrare facile da preparare, ma che in realtà è piuttosto complessa? E che magari noi siamo abituati ogni giorno, diciamo, dai, e invece è un po' più, la preparazione richiede un po' di più tempo di quanto noi potessimo immaginare. Ma non so, adesso se, parlando di cose banali, di cose, diciamo, della colazione, i croissant, le brioche, no? Questo a noi appunto sembra una cosa banale, no? Lì che andiamo al bar, infatti oggi c'è questo, siamo stati costretti anche ad apportare dei piccoli aumenti a queste cose qua, sicuramente per altri motivi, ma voglio dire, il croissant, se voglio mangiare una buona pastina da colazione, richiede, diciamo, una lavorazione attenta. Ho capito. Attenta e molto anche, tra virgolette, difficile, perché ha dei passaggi sia come impasto che poi come laminazione, come lavorazione, abbastanza complicati, insomma. Allora, 26 sabato, questo weekend, insomma, sabato 26 e domenica 27 novembre è l'evento Tutti con le mani in pasta. Noi prima abbiamo visto, credo, qualche immagine che può anche ripassare, ed è un evento appunto che la dice tutta sull'etica del gusto, se vogliamo. Ma guardi, oggi quello che sarà il prossimo appuntamento sarà il decimo appuntamento. 10 anni. Quindi sono 10 anni che apriamo così i nostri laboratori. E appunto li apriamo a chi? Alle persone, alle persone adulte, ai bambini, insomma a chi piace entrare in questo mondo, giusto per far capire, per far provare. E si chiama Con le mani in pasta appunto perché diamo la possibilità a tutti, diciamo, di provare, di far qualcosina, ecco, chi più, chi meno, chi ha laboratori più grandi o più piccoli, ecco, cerchiamo di fare in modo che tutti possano fare qualcosina. Noi come laboratorio, ad esempio, facciamo due gruppi la domenica, uno alla mattina e uno il pomeriggio, e faremo una trentina di persone, più di tante non possiamo, perché dopo vanno anche gestite le persone, vanno seguite, ci sono domande, robe, insomma. Qual è la cosa che incuriosisce di più chi partecipa? Ma le domande sono più varie, no? Variate, quelle che fanno le domande, diciamo, a volte più sensate, anche più intelligenti, sono proprio i bambini di 6, 7, 8, 10 anni che ti escono con delle
con delle cose che proprio non te le aspetti, ma sono cose anche intelligenti. Sì, sì, ma se non sono telecomandati, i bambini sono anche terribili, per dire. Veramente, sì, sì, assolutamente. Come si fa eventualmente per partecipare, se c'è ancora spazio? Basta andare sul sito, c'è un sito dove sì, si può iscrivere? Cioè, no, le prenotazioni vengono gestite da ogni singolo negozio. Ho capito. Non dall'associazione direttamente, perché ognuno sa i suoi tempi, i suoi spazi. Quindi io consiglio, se uno volesse partecipare, di seguire. Tutti abbiamo messo su Facebook l'evento, io penso, no, come ho fatto io, l'evento, magari si iscrive a Facebook o si chiama direttamente, insomma su Facebook c'è scritto chi contattare e tutto, io penso, almeno nel mio caso. Ho capito. Senta, Etica del Gusto è il nome, diciamo così, dell'associazione, eccetera, però è anche logico che nella sua stessa formulazione è anche un'indicazione di qualità, insomma, no? Cioè, è una indicazione, appunto, come dice il nome, un'assicurazione, diciamo, di... Con un marchio di qualità. Marchio di qualità, ecco, non mi veniva... È un'etica. Un'etica vuol dire che la persona che entra a far parte di questa associazione, diciamo che per sua vocazione, perché non è un marchio che ti porta, diciamo, ad avere grandi risultati o notorietà, o diciamo, è più che altro un prestigio di far parte, ma faccio parte perché ne sento la voglia di far parte, non è un obbligo, non è niente, no? Ma un obbligo, diciamo, lo dice la parola stessa, etico verso i clienti. Se un cliente viene da noi, diciamo che eticamente noi daremo al cliente, diciamo, il massimo di quello che è, appunto, anche a livello salutistico, perché diciamo che usare prodotti di qualità buoni, usare delle cose, delle materie prime piuttosto che altre, industriali, additivi o coloranti o, diciamo, chimici, è già una sicurezza alimentare. E anche una forma di, adesso detta così forse può sembrare eccessivo, è anche una forma di resistenza, se vogliamo, cioè essere ancorati alla tradizione, sì, al rispetto, eccetera, in un mondo che ti propone, adesso dico, le arance ad aprile e le fragole a novembre, detta così. No, è chiaro, noi cerchiamo appunto di seguire la stagionalità, no? nei dolci, che appunto l'Italia e il nostro paese, la nostra regione, Trieste anche, offre una stagionalità, in tutti i periodi dell'anno offre qualcosa di diverso, no? E questo è giusto che venga rispettato, no? Chiaramente adesso purtroppo, tra virgolette, ben venga che noi siamo specializzati come Eppinger nei dolci tipici, no? Facciamo i dolci tipici, diciamo, per farli conoscere anche ai turisti, anche diciamo, ai numerosi turisti che arrivano, li facciamo, diciamo, durante tutto il periodo invernale. Come li incuriosite sui dolci tipici? Facciamo delle degustazioni, degli assaggi, delle cose così, raccontiamo un po' la storia di Trieste, quello che ha... E come dire adesso in termine, tirano, nel senso, una volta che... Sì, incuriosi. Chiaro, il turista che arriva chiaramente vuole assaggiare le tipicità, e questo è... Allora, poi se abbiamo tempo le chiedo un'altra cosa, di una cosa che io sono più che goloso, ingordo, ma vedo che sta sparendo un pochettino dai... Più una questione di panetteria, per dire la verità, che non di... Allora... dobbiamo anche ricordare che stanno arrivando le feste di Natale e Etica del Gusto ha anche un impegno con ABC, l'Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo. Sì, esatto. E quindi l'associazione si è impegnata, diciamo, tramite i soci, a ogni socio fornirà un tot numero di panettoni, adesso non mi ricordo se 15 o 20, insomma,
andremo a fornire. Sono in tutto 300. Ecco, vedo. Sì, ecco, sì. Mi sembra quindi 15, siamo 20 pasticcerie, mi sembra, in tutto il Friuli, quindi 15. 300 panettoni che noi daremo in elargiremo così a questa associazione, che andrà poi a rivenderli per ricavare, diciamo, qualcosa per loro. Tanto prima sono apparsi, credo, anche alcuni numeri sui quali vorrei giusto un attimo tornare, anche per dar l'idea. Allora, 30 sono all'interno di Etica del Gusto, no? Di chi ne fa parte, 30 i tipi di pane di media prodotti ogni giorno, 63.000 i chili di pane in un anno per ciascuna delle realtà che compone. Eccole qua, Etica del Gusto, ecco. 189.000 pasticcini in un anno per ciascuno, 7.000 panettoni a stagioni, 650 kg di crema pasticcera di media, 30.000 kg di gelato, 2.500 kg di cioccolato di media a stagione. Quindi sono numeri importanti che fanno. Purtroppo qua ci mettono in. Dobbiamo produrre sempre di più con questi costi che abbiamo. No, a parte la battuta, ma insomma sono numeri importanti, perché anche fortunatamente, diciamo, le attività che fanno parte di questa associazione sono marchi, diciamo, importanti e conosciuti, noti, e lavorano bene. Lavorando bene si anche lavora, ecco, sinceramente. L'unica arma che abbiamo è questa, appunto, di dare una sicurezza, di dare una garanzia al consumatore, che dove chi fa parte di questa associazione in pratica lavora in un certo modo. Voglio dire che è tutto buono, no, che è tutto, quello è soggettivo, il gusto, ma se non altro viene fatto con un certo criterio. Ecco. E adesso le faccio la domanda, me l'ha tirata fuori un pochettino lei. In questi periodi di crisi, bollette, eccetera, dovete fare un conto con l'aumento, immagino, delle costi delle materie prime, e a questi numeri che abbiamo fatto corrispondono, insomma, il cioccolato si fa con latte e tutte queste cose. Sicuramente. E oltretutto anche poi i costi del caro energia, perché immagino tutte le. Come se ne esce? Intanto stiamo subendo questa ultima, diciamo, questo ultimo grave problema, ecco. Chiaramente, come se ne esce? Sperando che, appunto, il governo deve intervenire con perché i crediti di imposta. Voi più io faccio, faccio un esempio per me, no? Con un'attività, il bar che abbiamo, ecco, da 2.000 euro che pagavo di bolletta, 1.800, 2.000, 2.002, adesso sono arrivato a 7.800 euro. Tre volte tanto che sì. Quattro volte è insostenibile, sicuramente. Va avanti un mese, due mesi. In tre mesi ho pagato volte tre questa cifra, no? Quasi più oltre 20.000 euro. Insomma, non è sostenibile per noi. Chiaramente devi lasciare indietro qualcun altro. A questo cosa si sommano? L'aumento delle materie prime, perché ci sono altri produttori che hanno anche le stesse problematiche, chiaramente. Non è che possiamo più di tanto intervenire sempre sull'aumento del prezzo, perché dopo si crea l'inflazione e la gente purtroppo dopo si contraggono i consumi, io penso. Sì, credo sia un cul-de-sac in cui siamo precipitati, chiaro, poi tutti quanti, perché è logico che, vabbè, insomma, magari in certi. No, speriamo passi questa roba qua, perché sennò sì, effettivamente diventa insostenibile. Tra l'altro, tutte queste trasmissioni che adesso, insomma, ce n'è una in realtà, non ce ne sono tantissime, però insomma, si parla molto, no, anche in televisione, di pasticceria, di quel tipo di programma che, diciamo, si inserisce in un contesto ormai collaudato, che è quello di MasterChef, adesso non so come si chiama sì, Bake Off, il Bake Off Italia, ecco. Queste cose qua, quali sono i pregi e i difetti secondo lei di quel programma? Ma non lo so, perché lo veda, perché può anche darsi che non lo veda. Sì, a volte è capitato di vedere qualche puntata, insomma. Se non altro, insomma, crea interesse sulla materia, insomma,
tutto va bene, basta che se ne parli, insomma, nel bene o nel male, quelle sono trasmissioni televisive, sono un po'. Sì, c'è a volte un po' di fiction montate, anche, sì, chiaro, diciamo la verità. Che lasciano il tempo che trovano. Non vi dispiacciono però, insomma, in fin dei ma conti. Ma no, perché va bene, però si parla di insomma, piuttosto che quel programma americano, quello là era un po'. Il mister delle torte, no? Io ricordo una battuta di David Letterman che parlando proprio di questo programma dice: poi non lamentiamoci se a noi americani tutto il mondo ci odia, perché questo è un programma. Sì, che... parlando ancora di c'è quella domanda che, ma le ripeto, è più a livello di panetteria che non a livello di pasticceria o di bar. Rispondere. Io non trovo più tante. Come si chiama? Le trecce, pan de Milan. Non lo vedo più tanto in giro. E io devo dire la verità, è una cosa che a parte forse è un discorso anche prustiano perché mi riporta la mia infanzia, eccetera. Ah, ecco, ma la memoria di Proust. La memoria di Proust, cioè, quello, ogni volta che lo vedo. Poi a me piacevano quelle che c'era anche, credo, anche un po' di limone nell'impasto e quindi non le vedo più. Perché? Perché appunto era un po' una... Perché non si vedono più? Perché quella faceva parte un po' della tradizione triestina, no? Qua della nostra, le nostre pasticcerie nascevano più o come caffè storici, o come noi a Trieste siamo legati al panificio. Faceva la pasticceria, diciamo, quella da forno, quelle cose qua. Quello è un prodotto e quel quasi... pan de Milano era, diciamo, un pane così, un pan brioche, diciamo così, ricco, un po' di più di burro, un po' grattugiava il limone così dentro. Poi c'era sopra lo zucchero. Ecco, lo zucchero in granella, quelle robe là, no? Sì, è vero, si vede. Più un prodotto da panetteria. Da panetteria, E probabilmente poi, è a metà fra... È una buona merenda anche per dire la verità. No, ma come no? Perché no? Però lo vedo meno del solito, un po' devo dire. Sì, si vede che appunto perché le vecchie scuole, le vecchie tradizioni, le vecchie panifici magari vanno un po', sono scomparendo. Ecco, come si mantiene la tradizione? Perché anche qui siete costretti anche, e fa parte anche probabilmente di etica del gusto, no? Insistere anche sulla tradizione, no? Che io diciamo anche prima, vedo che c'è molta... Con questi programmi, appunto bisogna anche mantenere quello che è la tradizione, diciamo, dei prodotti locali tipici della città proprio, no? Ognuno ha le sue, i periodi, e anche perché questi programmi, queste cose, poi la parte, diciamo, la pasticceria moderna sta un po' uniformando tutto quello che è il sistema, no? Si sta abbastanza appiattendo, nel senso che quello che si fa qua si trova anche da altre parti, e questo è un discorso quindi che dobbiamo salvaguardare, diciamo, il nostro patrimonio. Questo è un discorso che riguarda parecchi ambiti della nostra vita quotidiana, no? Cioè trovare tutto dappertutto, che sì, può essere comodo, però non è sempre chiaro, però dà una globalizzazione, dà un'uniformità un po' a tutto, no? Non ci si rende più conto neanche dove ci si trova. Difatti, questo è anche... Wow, sono a Milano, sono a Treviso. Questo è anche un problema, la stessa oggettivamente. Posso chiedere a lei invece quale... Io parlo solo di quello che piace a me. Lei che poi fa anche i dolci e sovrintende, eccetera. Qual è quello per cui... che le piace di più delle cose che lei fa? Ma io sono, diciamo, specializzato nei dolci lievitati. E trovo soddisfazione, diciamo, in fare i prodotti lievitati, così non nascondo anche le nostre pinze Eppinger, vado orgoglioso di questo, ecco. Poi dopo... lì c'è dentro un pochino di limone, no? Utilizziamo solo la buccia di limone e la buccia d'arancia, ecco, grattugiata. Ecco, la pinza è bella nostra, no? Quella è nostra, tipica. Ecco. La pinza è... Dopo, appunto, il panettone, no, che... Anche noi etici facciamo in maniera, abbiamo fatto numerosi corsi per i panettoni e simposi tra di noi, insomma, e proprio ci teniamo tanto e avere questo, lo facciamo, diciamo, con i giusti criteri. Ecco. Se uno veramente prova, io so che purtroppo un panettone artigianale
fatto costa a un certo costo. Ecco. La ricetta vera prevede noi canditi. Sì, sì, il classico è. Sì, però ci sono canditi e canditi, anche qua si apre un mondo. Sì, sì, questo è vero. Questo perché è vero. Io sfido a provare, magari anche a chi viene a mani in pasta così. I canditi che usiamo noi non sono i canditi che si trovano nei panettoni quelli industriali. Allora, grazie a Sebastiano Scaggiante, componente del Consiglio Direttivo di Etica del Gusto. Fate attenzione appunto a questo marchio che vi dice sì, che il luogo dove andate è un luogo che tiene alle proprie tradizioni e tiene anche ai propri clienti. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo per la seconda parte.